Eleonora Lobianco oggi è una giocatrice che finalmente ha forse messo, diciamo, appeso le scarpette e che ha iniziato, insomma, a pensare a un nuovo futuro, ecco, che può essere quello di diventare mamma, perché sono in dolce attesa, quindi diciamo ho cambiato completamente visione della vita. Saluto la pallavolo con la notizia più bella: sarà presto mamma. Questa è la nuova vita della regina del volley italiano, Eleonora Lobianco. E così si racconta. Allora, sono una persona molto timida fondamentalmente, che però si è dovuta un pochino così ridimensionare per giocare uno sport di squadra. Penso di essere una persona abbastanza dolce, molto testarda, a volte addirittura cocciuta, e credo che questo, insieme alla determinazione, mi abbia portato ad essere l'atleta che sono diventata. Straordinaria in campo, mite nella vita. Io purtroppo mi dicono che rimango legata alla preistoria, e sì, non mi è mai piaciuto apparire, stare troppo sotto i riflettori, mi è piaciuto tanto stare sotto le luci che inquadravano i palazzetti, ecco, quindi quando si giocava lì non avevo problemi, ecco, magari anche davanti a 12-15 mila persone, ma al di fuori non ho mai amato mostrarmi. E non sono mai stata una persona troppo social, perché non amo condividere le foto, nel senso che mi sembra un po' esagerato, un po' troppo una violazione della mia privacy. Diventare palleggiatrice, il sogno di tutte le ragazzine. Ma come si fa a diventare come lei? Bisogna avere le spalle larghe, che non è facile, perché un palleggiatore cresce molto più avanti e quindi non deve fermarsi davanti ai primi ostacoli, che sono parecchi. Forza, coraggio, un cancro che le poteva cambiare la vita. Quando capita a te, capisci che è reale, no? Perché vedi sempre intorno, lo vedi sempre accadere agli altri, poi ti capita e dici: ma sono caduta, cioè ho sbattuto la testa nel muro proprio. Però da questo muro poi uno viene fuori più forte, Dal secondo suo passato ed il mondiale vinto nel 2002 al futuro delle nuove ragazze azzurre. me. Sono proprio terribili loro. Due o tre sono, poi le conosco bene alcune, quindi sono terribili e mi auguro che continuino a esserlo. Al mondiale giapponese, un oro perso o un argento vinto? Da atleta risponderei un oro mancato, perché è ovvio, ma da fuori, da atleta che comunque ha vissuto tante sconfitte, tante vittorie, è un argento importantissimo.